È un film classico, ma perché gli hanno messo tutti questi effetti speciali? Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Sabato sera di fine agosto, tutti in comitiva, ragazzi, che si fa? Beh, io avrei due idee. Idea numero uno: si fa una bella passeggiata fino alla spiaggia di Torbole, e ci mettiamo lì, ci sarà un po' di freschetto, magari ci saranno un paio di zanzare, c'è il finale della notte di fiaba, ci saranno 30-40 minuti di fuochi d'artificio sul lago. Oppure ce ne andiamo al cinema. C'è l'ultimo film di, che ne so io, J.J. Abrams, sarà 1 ora e 40 minuti di fuochi d'artificio sullo schermo del cinema. Generalmente, io ho una abitudine. Mi piace andare a guardare un film al cinema, ma appunto, per andare al cinema, quello che devo andare a guardare deve essere un film, qualcosa che abbia un contenuto, che ci sia un po' di ciccia dentro. Non mi interessa andare a guardare 1 ora e mezza, 2 ore di fuochi d'artificio sullo schermo. Se c'è un film che ha una tonnellata di effetti speciali senza trama intorno, allora sono dell'idea che, guarda, se devo andare a guardare i fuochi d'artificio, mi faccio una passeggiata sul lungolago, mi prendo il freschetto, non ho bisogno di stare stipato dentro la sala del cinema. Credo di non essere il solo ad avere quest'idea, quantomeno nel concetto di andiamo a guardare un film al cinema. Ora, naturalmente, io non sono in grado di esprimere giudizi specifici su come sia un determinato film, perché non ho grandi conoscenze cinematografiche, quindi quello che posso fare di un film quando lo guardo è dire se mi è piaciuto o non mi è piaciuto, se ho notato qualcosa di simpatico o qualcosa di antipatico, eccetera. Non posso fare un'analisi rigorosa basata su studi, su quella che è, non lo so, la cosiddetta grammatica cinematografica, cioè insomma, se una cosa è fatta coi piedi, particolarmente coi piedi, riesco a vederlo, ma se una cosa è fatta magari in maniera relativamente corretta, però ci sono buchi di sceneggiatura, ci sono situazioni complesse, posso notarle, ma non ho la conoscenza adatta per poter analizzare nel dettaglio la situazione. Il canale YouTube che vi presento oggi, invece, è un grande esperto di cinema, è un grande esperto di film, e i suoi video, anche se obiettivamente sono spesso molto lunghi, sono comunque davvero interessanti, e nei suoi video fa delle analisi spesso molto rigorose, proprio basate su delle idee ben precise, basate su quella che è la grammatica cinematografica, basate sull'esperienza, e mi piace molto guardare i suoi video. Allora, lui è Mattia Ferrari, il suo canale è Victor Laszlo 88, lo trovate linkato sul doobly-doo e naturalmente sulla scheda. Probabilmente lo conoscete già perché è molto famoso e perché da non tantissimo è arrivato a 100.000 iscritti, ma se non lo conoscevate già, andate e iscrivetevi al suo canale. Ci offre tantissimi contenuti, c'è una quantità abnorme di video. Innanzitutto sul suo canale trovate movieblog, ce ne sono tantissimi, al momento in cui sto girando credo ce ne siano 480-481. Il movieblog è un'analisi molto rigorosa, in alcuni ci sono spoiler, in altri no, di un film. Con molto rigorosa intendo dire che sono video veramente molto lunghi. Ci sono movieblog che durano 1 ora e mezza, che durano 1 ora e 20 facilmente, cioè letteralmente ci sono movieblog che durano quanto il film che recensiscono, eppure, nonostante la lunghezza, uno si mette il video in play, ascolta, e si vede e si sente la preparazione tecnica di Mattia, e sono comunque, nonostante la lunghezza, molto gradevoli e molto interessanti. Accanto ai movieblog talvolta troviamo i Flash Week, l'edizione espressa super breve dei movieblog. Il movieblog può durare anche 1 ora e 20, 1 ora e mezza. Il Flash Week è un po' la stessa cosa del movieblog, ma super condensata in un tempo tra i 5 e i 10 minuti, proprio per far assaggiare che cosa dovrebbe essere l'idea di quel film. Infatti spesso il buon Mattia quello che fa è realizzare un Flash Week con una reazione a caldo poco dopo la visione del film, per poi lanciarsi con calma nel movieblog. Abbiamo anche Reaction e Talk, quando esce il trailer di un nuovo film,
Mattia registra la reazione al trailer e poi parla del trailer, analizzando magari se il trailer è di un film che è un secondo o un terzo capitolo, analizzando anche quali sono stati i capitoli precedenti e com'è la situazione. E infine abbiamo Vic Series, in cui un po' in una via di mezzo tra il movie blog e il flash Vic, Mattia, invece di analizzare un film, analizza una serie televisiva. Ora, per darvi un'idea di quello che potete trovare sul canale di Mattia, vi segnalo innanzitutto un movie blog. È relativamente recente il film, almeno rispetto al momento in cui sto girando questa puntata, ed è la puntata numero 454 di movie blog, la recensione di Batman v Superman. Innanzitutto la trovate linkata sul doobly-doo e sulla scheda. È un po' lunga, dura circa un'ora e 18 minuti, è molto rigorosa e non ci sono spoiler, quindi se volete dargli un'occhiata, anche se non avete visto il film, potete guardarla tranquillamente. Tra l'altro, anche nelle recensioni in cui c'è spoiler, non è che comincia il film dicendo «Allora, analizziamo il film in cui l'assassino è il maggiordomo». Magari ci saranno 30-40 minuti di recensione senza spoiler, dopodiché dirà «Va bene, da questo momento in poi sto per fare gli spoiler, se volete potete fermare la visione se non avete visto il film». Quindi comunque sono sempre recensioni che possono essere fruite e molto interessanti. La bravura, la grandissima preparazione tecnica di Victor Laszlo 88, secondo me la si vede nella geniale e bellissima e divertentissima recensione che ha fatto il 21 ottobre 2015, che è stato un tributo a Ritorno al futuro, ed è una bellissima recensione del film Lo squalo 19. Il secondo video che vi segnalo di Mattia, questo è breve, dura circa un quarto d'ora, ma veramente divertentissimo, perché se lo ascoltate con calma è una recensione di un film, con riferimenti ai capitoli precedenti, con riferimenti alla recitazione, riferimenti alla regia, non vi dico nulla. Andate e guardate la recensione dello Squalo 19, la trovate linkata sul doobly-doo e naturalmente sulla scheda. Ora, prima di concludere e arrivare alla domanda, vi segnalo una recensione di Victor Laszlo 88 molto datata, risale addirittura al maggio 2010, di un film a cui sono molto legato e a cui è molto legato anche lui. Questo movie blog dura solo una decina di minuti, perché era un periodo in cui su YouTube c'erano dei limiti anche per la durata dei video. Appunto, sono passati 6 anni abbondanti, però la trovo ancora geniale, soprattutto perché sono molto legato a quel film. E quindi l'ultima recensione che vi segnalo è il movie blog numero 51, la recensione del film Donnie Darko, che sempre trovate linkata sul doobly-doo e sulla scheda. Il canale è Victor Laszlo 88, andate e iscrivetevi, non ve ne pentirete. E a questo punto, come dicevo prima, io sono del parere che se devo andare al cinema, pagare il biglietto e trovare la posizione in una poltroncina che può essere comoda, ma anche scomoda, sono disposto a farlo con grandissimo piacere se vado a vedere un film, qualcosa che ha un contenuto. Ma se devo andare a vedere un'ora e mezza, due ore di fuochi d'artificio, mi faccio una passeggiata sul lungomare o sul lungolago, non vedo necessario spendere i soldi del biglietto del cinema. Per cui vi chiedo, voi invece che cosa ne pensate? Siete del parere che invece sono gli effetti speciali il futuro del cinema e che andando avanti non avremo più delle trame complesse, ma avremo delle trame molto semplici e quello che invece fa piacere al pubblico è vedere esplosioni dovunque sullo schermo? Oppure siete d'accordo con me che bisogna un attimo considerare che sì, d'accordo, gli effetti speciali, ma bisognerebbe anche considerare le trame, i contenuti, la recitazione? L'idea che ho degli effetti speciali, personalmente, è quella che un effetto speciale può definirsi tale semplicemente quando lo spettatore non ha idea che esiste. Se vedo un incendio, una, non so, una casa completamente in fiamme, con l'attore che cerca di uscirne, sono d'accordo che non è che hanno messo l'attore arrosto per fare questa scena, ma non si deve notare proprio platealmente che quelle sono fiamme finte. Secondo me l'idea è questa, cioè l'effetto speciale deve essere un sottofondo, deve essere una parte dell'azione, ma non deve essere la parte principe dell'azione. Questo è quello che penso. Ma di nuovo vi chiedo, voi invece che cosa ne pensate? Perché non lo so, fatemelo sapere con un commento qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di DVOTR. Fatemi anche sapere se ci sono
dei film che vi sono piaciuti moltissimo, in cui c'era una trama, c'erano dei grandi contenuti. Fatemi sapere se ci sono dei film che invece avete trovati, come dicevo appunto, letteralmente una scaricata di fuochi d'artificio sullo schermo, senza trama intorno. Vabbè, quello non è difficile, tutti i film catastrofistici del periodo del 2012, tra le altre cose, sono delle situazioni in cui più che la trama, appunto, contano gli effetti speciali. Però se ci sono dei film che vi hanno colpito, fatemi sapere anche quello. Come sempre, costruiamo una discussione sui commenti. Bene ragazzi, io ho concluso. Quindi innanzitutto, se questo vlog vi è piaciuto, vi è incuriosito, se l'argomento vi ha stuzzicato la fantasia, vi ha fatto tornare in mente quel film particolare, o comunque siete d'accordo con me sulla situazione, troppi effetti speciali danneggiano il cinema, ricordatevi di fare pollice in alto e di condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o su Telegram. Naturalmente vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube, se non l'avete già fatto, è gratuito e vi farà subito assumere quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Inoltre, se vi iscrivete anche al mio canale Telegram, che trovate linkato su doobly-doo, sulla notazione e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. E detto questo, come sempre, grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!